Siamo in presenza di un atto di discriminazione, siamo in presenza di un attacco al diritto di sciopero e alle libertà sindacali, tra l'altro che coinvolge iscritti alla FIOM e lavoratori che hanno partecipato liberamente a uno sciopero perché ha aperto una vertenza importante per fare in modo che Fincantieri continui a lavorare nel nostro paese, aumenti l'occupazione e qualifichi anche le attività. Anziché ricercare un'intesa, siamo di fronte a disdetta di accordi aziendali per non pagare premi e a minaccia, perché questo è un atto di minaccia nei confronti di persone che vengono dalla sera alla mattina trasferiti senza alcuna ragione organizzativa e tecnica degno di questo nome. Fincantieri, che tra l'altro è un'azienda pubblica controllata al 30% dal Tesoro, una delle più grandi aziende del nostro paese, che dà da lavorare direttamente e indirettamente in Italia a più di 30.000 persone, e da questo punto di vista con un'azienda che ha un portafoglio ordine pieno, che può lavorare ben oltre il 2020 e che oggi minaccia che o si accettano le condizioni che lei vuole, peggiorando gli orari, riducendo i salari, i nuovi assunti, pagandoli meno, altrimenti potrebbe portare queste produzioni via dall'Italia. Stiamo parlando di un'azienda pubblica, insisto su questa cosa, ed è per questo che noi diciamo, dopo decine di incontri che abbiamo fatto, è il momento di cambiare registro. E pensiamo che vanno ripristinate le condizioni, perché noi più dell'azienda vogliamo che si faccia un accordo e che si continui a produrre sempre meglio nel nostro paese.